lo so, sei passato da poco a DCS e ti ritrovi con un joystick come questo. Cioè un joystick che ha pochissimi tasti. Ma DCS ha estremo bisogno di tasti. Vediamo dunque come fare utilizzando anche due semplici strumenti, che sono questi. Ma tutto questo, come sempre, dopo la sigla. Molti di voi hanno cominciato come me su X-Plane e spesso e volentieri si sono ritrovati a non voler fare una spesa troppo onerosa, comprando eventualmente joystick molto semplici come quello che avete qui. È un joystick molto valido, ma ha una caratteristica: ha pochissimi tasti, come vedete, la manetta e un piccolo joystick, un piccolo altro joystick in cima. Vedete però che DCS necessita di joystick più complicati, più complessi, e il problema più grande è come fare a far diventare questo, o meglio a triplicare, quadruplicare questo, in questo modo. Bene, lo si fa attraverso i modifier. I modifier sono fondamentali su DCS, perché proprio chi ha joystick molto semplici come questo qua può trovarsi in difficoltà senza sapere come si usano. Un altro dei grossi problemi è, sì, è vero, qui ne ho uno solo e qui ne ho quattro. E questo si vede che cos'è, c'è scritto anche trim, questo si vede che ha una forma diversa e quindi mi ricordo che cos'è, ma questo è uno solo. Come si fa a ricordarsi tutte le funzioni che hanno attraverso il modifier? Beh, io uso un espediente che è l'utilizzo, ad esempio, di un nastro adesivo e dei pennarelli. Vediamo subito come faccio io. Ma prima di cominciare, come sempre, fate un giro nel canale, guarda i video che ho fatto e se ti piacciono, oltre a lasciare un mi piace, iscriviti, perché questo mi dà la forza per continuare a fare i video che faccio, anche perché non ci guadagno assolutamente niente. Sappi che sei libero di condividerlo in tutti i social che vuoi, di lasciare un mi piace, ma di lasciare anche un non mi piace. In questo caso, comunque, dimmi anche perché, in modo che io possa sempre migliorare. Anche se c'è uno che appena metto fuori un video, lo guarda e mi lascia sempre un non mi piace. Se ti becco! Detto questo, andiamo a cominciare stavolta davvero. Eccoci qua ragazzi con un tipico joystick che io avevo preso per l'utilizzo con X-Plane, quindi va benissimo per l'utilizzo di X-Plane, va un pochino peggio per DCS perché, come vedete, ha pochissimi tasti, però è perfetto per farvi vedere appunto come funziona il modifier, come si programma e soprattutto come funziona e quello che possiamo fare. L'idea di oggi qual è? L'idea di oggi è che questo piccolo joystick posto sopra il joystick lo possiamo utilizzare sia come trim, in questo modo, in modo che noi andiamo a trimmare l'aereo mentre vogliamo, ma possiamo utilizzarlo anche come target designator switch. Premendo questo tasto, che è il tasto 11, io vado non più a utilizzare questo come trim, ma utilizzarlo appunto come target designator switch. Bene, andiamo a vedere come questo sia possibile direttamente su DCS. Eccoci qua a bordo del nostro Harrier, vediamo appunto come funziona la configurazione del joystick. Intanto vedete che un aereo parte nello scenario che io ho preparato e che potete trovare nel link in descrizione per lo scaricamento della risorsa stessa. Clicchiamo dunque su ESC, andiamo su Adjust Control, vedete che il joystick è presente qui, andiamo a cercare appunto il trim, andiamo a trim right, faccio qua, trim down così e trim in basso, in alto, scusate, in questo modo. Adesso ho settato i trim, faccio ok,
E mentre il mio vicino spacca letteralmente il suo appartamento nel tentativo di ristrutturarlo, andiamo a definire il modifier. Andiamo su Ask, andiamo su Adjust Control, andiamo su Modifier, ADD, andiamo a selezionare il nostro joystick e andiamo a schiacciare il tasto 11 appunto per dire che quello è il nostro modifier. Facciamo OK ed è entrato il modifier. A questo punto andiamo su Search, facciamo OTAS, andiamo a cercare TDC Action Position, andiamo nella colonna Logitech Extreme 3D, clicchiamo due volte, prima diciamo che è il modifier che ci servirà e che questa configurazione mi darà appunto il TDC Down Action Position e facciamo OK. Allo stesso modo possiamo utilizzare appunto il modifier per lo zoom, ad esempio. Quindi se noi andiamo a fare su All, andiamo su Search, scriviamo Zoom, possiamo fare Zoom Out Slow, clicchiamo su Logitech Modifier e diciamo che se tiriamo indietro abbiamo lo Zoom Out Slow. Se facciamo invece lo Zoom In Slow, di nuovo clicchiamo due volte, Modifier e Zoom In. A questo punto vedete che se io rientro nel cockpit, clicco il Modifier e spingo in avanti, avrò lo zoom in avanti e lo zoom indietro con il Modifier. Bene, ora il problema è che devo ricordarmi che qui c'è il target designator switch, ma c'è anche il trim e che si attiva attraverso il modifier che è qua. Dopo un po' di tempo io posso dimenticarmi questa cosa. Come si fa allora? Prendiamo uno scotch come questo, io l'ho preso in ferramenta a pochi euro, e due penne. La prima cosa che andiamo a fare è andare a scrivere che il tasto 11 è il mio modifier. Quindi io vado a scrivere mod, vado a prendere le forbici, taglio questa parte e vado a scrivere che qui sotto ho il modifier. Perfetto. Adesso vado a scrivere qui ho il trim. Ma vado dunque anche a scrivere che oltre al trim, se schiaccio il modifier blu, ho anche il target designator switch. Scrivo un po' male perché con la telecamera davanti, vedete che ho scritto qua sopra, stacco qui e voilà. In questo modo io so che se non pigio niente io ho il trim, se invece schiaccio il modifier io ho il target designator switch. Bene, sappi che questo metodo lo puoi usare per tutti gli aerei presenti in DCS e attaccare le etichette è veramente fondamentale perché gli aerei non sono tutti uguali, ogni aereo deve essere configurato in modo diverso, ha i tasti in punti diversi, quindi attaccare le etichette è proprio la soluzione giusta. Forse non sarà bellissimo, forse non sarà così interessante e divertente, però è sicuramente funzionale. Bene, anche per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, in questo caso lasciate un mi piace che mi fa sempre piacere. Sapete del gruppo chiuso di Facebook, sapete del canale Facebook, sapete anche che mi fa piacere che lasciate dei commenti all'interno di YouTube, quindi rimanete sempre in contatto con me. Mi raccomando, mandate questo video su tutte i social senza ritegno, perché mi fa sempre piacere. E arrivederci alla prossima puntata. Happy Landings by eBike.